Benvenuti in un altro viaggio attraverso la meravigliosa Valle della Loira. Nell'ultimo video abbiamo esplorato alcuni dei castelli più famosi della regione, ma la Loira è molto di più. Oggi vi portiamo alla scoperta di alcuni dei tesori meno conosciuti, castelli nascosti che forse non avete mai sentito nominare, ma che promettono storie affascinanti e viste mozzafiato. Se siete nuovi al nostro canale o non vi siete ancora iscritti, vi invitiamo a farlo cliccando sul pulsante di iscrizione in basso. E non dimenticate di attivare le notifiche per non perdervi nessuna delle nostre avventure. Adesso, preparatevi! Il viaggio sta per cominciare! Il Château de Saumur, spesso chiamato la Perla dell'Anjou, è un castello che domina la città di Saumur con la sua posizione imponente su un promontorio roccioso, offrendo una vista panoramica sulla Loira e sulla città sottostante. Costruito originariamente nel X secolo e poi ricostruito nel XII secolo, il castello presenta un mix affascinante di stili architettonici, con elementi gotici, rinascimentali e neogotici che riflettono le diverse fasi della sua lunga storia. Oggi il Château de Saumur ospita diversi musei, tra cui il Musée du Cheval, dedicato alla storia e alla cultura dell'equitazione, e offre ai visitatori l'opportunità di esplorare la sua affascinante storia e di ammirare la bellezza del paesaggio circostante. Il Château de Langeais, situato nel cuore della Valle della Loira, è uno dei castelli medievali meglio conservati della regione, con la sua imponente facciata fortificata, le sue torri merlate e il suo ponte levatoio funzionante, unico nel suo genere. Costruito per ordine del re Luigi XI nel XV secolo, il castello è famoso per essere stato il luogo del matrimonio segreto tra Carlo VIII e Anna di Bretagna nel 1491, un evento che portò la Bretagna sotto il controllo della corona francese. Al suo interno, il Château de Langeais offre una serie di stanze splendidamente arredate che presentano mobili e arazzi medievali, permettendo ai visitatori di immergersi nell'atmosfera dell'epoca e di apprezzare la vita quotidiana della nobiltà medievale. Château d'Ussé. Conosciuto come il Castello della Bella Addormentata, il Château d'Ussé è rinomato per essere stato l'ispirazione per Charles Perrault quando scrisse la sua famosa fiaba, con le sue torri affusolate e i suoi tetti aguzzi che sembrano usciti direttamente da un libro di storie. Situato sul bordo della foresta di Chinon, con vista sulla valle dell'Indre, il Château d'Ussé mescola elementi del gotico tardivo con lo stile rinascimentale, risultando in un'architettura unica che ha affascinato visitatori e scrittori per secoli. All'interno del castello, i visitatori possono esplorare una serie di stanze splendidamente arredate, così come una mostra dedicata alla Bella Addormentata, mentre i vasti giardini, disegnati dal famoso architetto paesaggista André Le Nôtre, offrono un luogo perfetto per una passeggiata rilassante. Il Château de Valençay, con la sua elegante architettura neoclassica e i suoi vasti giardini all'inglese, è uno dei gioielli meno conosciuti della Valle della Loira, ma non meno affascinante. Costruito tra il XVI e il XVIII secolo, il castello è famoso per essere stato la residenza di Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, il celebre diplomatico dell'era napoleonica, e per aver ospitato Ferdinando VII di Spagna e i suoi cortigiani durante il loro esilio in Francia. Oggi i visitatori possono esplorare le lussuose stanze del Château de Valençay, arredate con mobili d'epoca e opere d'arte, nonché i suoi splendidi giardini, il teatro all'aperto e il piccolo zoo, rendendo il castello una destinazione perfetta per tutta la famiglia. Il Château de Sully-sur-Loire, con le sue robuste torri merlate e la sua posizione suggestiva sulle rive della Loira, è uno splendido esempio di architettura medievale, conservato in maniera impeccabile fino ai nostri giorni. Questo castello è strettamente legato alla famosa famiglia de Sully, e in particolare a Maximilien de Béthune, primo duca di Sully e ministro di Enrico IV, il quale trasformò il castello in una sontuosa dimora signorile durante il suo mandato. Oltre ad ammirare le fortificazioni esterne e le stanze interne splendidamente arredate,
I visitatori del Château de Sully-sur-Loire possono anche esplorare il parco circostante, ricco di alberi secolari e percorsi ideali per una tranquilla passeggiata a piedi. Il Château de Loche, situato nella pittoresca cittadina di Loche, nella regione del Touraine, è uno dei castelli fortificati meglio conservati di Francia, con la sua imponente torre del donjon, le mura fortificate e il complesso del Palazzo Reale. Costruito originariamente nel IX secolo, il castello ha avuto un ruolo chiave nella storia medievale francese, ospitando figure storiche come Giovanna d'Arco e agendo come residenza preferita dei re Valois durante la Guerra dei Cent'anni. Oggi, il Château de Loche offre ai visitatori l'opportunità di esplorare le sue torri, le sue prigioni medievali e le sue stanze regali, offrendo un'affascinante panoramica della vita e della storia medievale. Château de Brézé. Unico nel suo genere, il Château de Brézé si distingue per il suo vasto complesso di tunnel e stanze scavate nella roccia sottostante, rendendolo uno dei castelli più insoliti e affascinanti della Valle della Loira. Costruito nel XVI secolo, il castello è conosciuto come il Castello Sotterraneo, con una rete di gallerie sotterranee che una volta ospitavano cucine, stalle, cantine e persino una chiesa, offrendo ai visitatori un'esperienza veramente unica. Sopra il terreno, il Château de Brézé presenta una bella architettura rinascimentale e bellissimi giardini, mentre il suo complesso sotterraneo offre un affascinante contrasto e un viaggio indimenticabile nel passato. Il Château de Meung-sur-Loire, uno dei più antichi e ampi castelli della Valle della Loira, vanta una ricca storia che risale al VII secolo, quando era un'antica fortificazione dei conti di Blois. Questo castello è famoso per il suo mix di stili architettonici, dai resti delle fortificazioni medievali alla elegante facciata rinascimentale, riflettendo le diverse fasi della sua storia e i gusti dei suoi numerosi proprietari. All'interno, i visitatori possono esplorare oltre 20 stanze, tra cui le lussuose stanze del XIX secolo, la cappella gotica e le prigioni medievali, rendendo il Château de Meung-sur-Loire un'immersione affascinante nella storia della Francia. Il Château de Chaumont-sur-Loire, che si erge maestoso su un promontorio che domina il fiume Loira, è noto per la sua architettura rinascimentale affascinante e per i suoi giardini panoramici. Costruito nel X secolo e ricostruito nel XV secolo, il castello ha avuto molti proprietari illustri, Thérea, cui Caterina de' Medici e Diane de Poitiers, che hanno lasciato il loro segno sulla sua storia e sul suo design. Oggi, il Château de Chaumont-sur-Loire è famoso per il suo Festival Internazionale dei Giardini, un evento annuale che vede architetti paesaggisti da tutto il mondo creare installazioni di giardino innovative e artistiche all'interno del parco del castello. Il Château de Montsoreau è unico nel suo genere, essendo l'unico castello della Valle della Loira costruito direttamente sulle rive del fiume, con le sue fondamenta immerse nell'acqua durante le piene. Costruito nel XV secolo per volere di Jean II de Chambes, un consigliere del re Carlo VII, il castello di Montsoreau si distingue per il suo elegante stile gotico fiammeggiante e per la sua affascinante storia legata alle lotte di potere durante la Guerra dei Cent'anni. Oggi, il castello ospita il Museo d'Arte Contemporanea, Château de Montsoreau Musée d'Art Contemporain, dove i visitatori possono esplorare una vasta collezione di opere dell'arte povera, un movimento artistico italiano del XX secolo, in un contesto storico unico. Bene, amici, ecco qui la fine del nostro viaggio tra i castelli meno noti della Valle della Loira. Questi luoghi affascinanti, ricchi di storia, di bellezza e di mistero, mostrano un lato più intimo e meno esplorato di questa regione incantevole. Spero che questo viaggio vi abbia fatto venire voglia di scoprire di persona questi gioielli nascosti. E non dimenticate, la Valle della Loira ha ancora moltissimo da offrire e noi continueremo a esplorarla nei nostri prossimi video. Se vi è piaciuto questo video, vi prego di lasciare un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al nostro canale per non perdere i nostri futuri viaggi. Grazie mille per averci seguito in questa avventura. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima!